Capitano Cruscolotti, grande! Prima la visita alla chiesa di San Vincenzo alla Sanità in omaggio a Totò, quindi nella cappella del tesoro di San Gennaro, al cospetto della teca con il sangue liquefatto. Ma è una giornata lunghissima per gli ex azzurri del Napoli dello scudetto, conquistato il 10 maggio di 30 anni fa, con incontri istituzionali e bagni di folla. Il ricordo indelebile di quei giorni nelle parole del capitano dell'epoca, Giuseppe Bruscolotti, del bomber della Magica, Bruno Giordano, e dell'eterno dodicesimo, Raffaele Di Fusco. Ma l'emozione è triplice fischio finale, dove tutti quanti eravamo in ansia, sia noi che tutto il pubblico che era presente allo stadio. Questo lo dimostra proprio oggi, l'abbiamo voluta fortemente questo giorno, perché comunque dovevamo appunto rivivere quei momenti belli che abbiamo vissuto all'epoca. Ricordo, è come se fosse ieri, sono passati 30 anni e c'è sempre questa unione come c'era 30 anni fa tra la squadra e il popolo azzurro, la città di Napoli, anche persone che tifano Napoli ma che non vivono a Napoli, è stato sempre questo connubio, e a 30 anni di distanza è la stessa cosa, non è cambiato nulla. Beh, quell'emozione a ripensarci la senti sempre, forse allo stesso modo. Speriamo di risentirne qualcun'altra nei prossimi non tanti anni, speriamo. Il ricordo più bello di quella giornata? Beh, non è stata soltanto una giornata o l'ultima, è stata tutta un'annata bellissima e da ricordare per intero, insomma.